vince il Francavilla sul terreno del Montorio 88, ma la sconfitta per i gianoneri è immeritata, per quanto gli uomini di Terzocco hanno fatto vedere e hanno dato in campo. Villa Fortunato ha raccolto più di quanto ha seminato, partita bella ed intensa, giocata su un terreno al limite della praticabilità, insufficiente l'arbitraggio di Casini e Avezzano. Sotto la pioggia e il freddo si inizia. La prima opportunità è per i giallorossi locali, tiro di Furia, blocca a terra Cecamore. Quindicesimo ancora Furia, porta scompiglio in aria, Adriatica, il tiro finale però è ben bloccato dall'ottimo estremo ospite. Al sedicesimo c'è la replica degli ospiti, gran botta di Campagna su punizione, altissima. Al ventunesimo Doraci divora letteralmente una palla gol, questa è l'occasionissima per il Montorio, solo a tu per tu Cecamore fa il miracolo. Ventiseiesimo, fallo su Contini al limite dell'area, punizione dello stesso Contini, il pallone dopo una serie di deviazioni schizza poco lontano la porta giallo-nera. Al ventinovesimo azione Furia di Giuseppe Antonio, Furia, un bel colpo di testa del fantasista di Terzocco, colpisce il palo, Cecamore mai battuto. 32esimo, ancora Furia in azione personale, gran cross basso, libera Sabatelli spaccato. Al 40esimo il Villa passa in vantaggio, Damiani segna ma è in fuorigioco. Al 42esimo tiro basso di Manoncelli, si distende, blocca Cecamore. Ripresa, al terzo Damiani su punizione non inquadra la porta. Al 13esimo ancora grandissima azione personale di Furia, praticamente il migliore in campo, che viene steso in piena area di rigore, penalti nettissimo che Casini di Avezzano incredibilmente non concede. Vane le proteste degli ospiti. Al 16esimo Damiani, palla gol, grande di Tricerdente e poi Casolani libero. Sale il tono agonistico e il Montorio assalta la porta giallorossa. Al 18esimo punizione di Di Luigi, si accende una grande mischia risolta stupendamente da Casolani che gonfia finalmente il sacco, l'arbitro però annulla per presunto fuorigioco. Al 40esimo ancora Furia ci prova senza fortuna. Poi al 47esimo, il tempo quasi scaduto, la beffa, azione Cent'anni Contini per l'1-0 degli ospiti. Al 50esimo l'ultima opportunità per i locali, c'è questa bellissima punizione ancora di Furia, Cecamore blocca a terra. Noi siamo stati molto bravi a contenerli perché sono risultati più efficaci soprattutto nella fase di costruzione a centrocampo e comunque avrebbero sicuramente meritato molto di più. Se il Francavilla è una delle squadre che vince il campionato, allora lo vinciamo pure noi. Tutto qui.